siamo al poligono di tiro a volo olimpionico di Contrada Facciata di Mazara del Vallo. C'è stata l'apertura di questo che sarà il secondo trofeo del Mediterraneo qui a Mazara, e l'abbiamo fatto, ovviamente l'abbiamo voluto, iniziando con la fanfara dei Bersaglieri, che dopo il suo ingresso e dopo aver suonato l'inno nazionale si è esibita in altri tre pezzi e dopodiché si è spostata. Una manifestazione, quella di oggi, che ha un'importanza decisamente, scusate il bisticcio di parole, importante, perché in una disciplina che solitamente non è seguita con molta attenzione, nonostante sia decisamente rilevante, nella città del Mazara c'è la possibilità di vedere delle espressioni sportive che diversamente non si avrebbe la possibilità di vedere. Vi ricordo che è presente una rappresentativa di Malta, ci sono tantissime associazioni e squadre che provengono da tutta l'Italia per partecipare quest'oggi, perché questo trofeo fa parte del circuito nazionale per il campionato e quindi è una tappa importante, è una tappa importante anche a livello internazionale. Noi seguiremo per voi le gare di quest'oggi e ovviamente anche quelle di domani, in particolar modo che vi ricordo ci saranno anche le premiazioni e ci saranno parecchie personalità. Siamo con il presidente dell'associazione Tiro a Volo 2020 Mazara, che ospita questa grande manifestazione qui al tiro a piattello olimpionico di Mazara del Vallo. Poc'anzi, onestamente, devo dire che ho provato qualche brivido ascoltando i suoni della fanfara dei Bersaglieri, che come sempre mette in risalto qualunque manifestazione dove loro partecipano. È un momento di grande intensità emotiva, è un momento in cui, come si suol dire, tutto il lavoro fatto in queste settimane si apre e si mette in gioco, Enzo. È sempre molto emozionante l'inaugurazione di una manifestazione di questo genere. È chiaro che abbiamo lavorato parecchio, sono 4-5 mesi che facciamo, diciamo, preparativi non solo per l'impianto, ma per l'organizzazione, per avere, diciamo, il giusto merito una manifestazione di questa entità. E sono molto soddisfatto. Adesso diamo il via ad oggi alla gara vera e propria, per cui siamo tutti soddisfatti. Adesso vediamo un po' cosa succede per quanto riguarda la parte tecnica, quindi la parte tecnica, che è la cosa molto molto importante, che deve essere il fiore all'occhiello dell'impianto, perché sì, la parte estetica dà tanto, dà immagine, dà tutto, ma quello che deve funzionare veramente bene è la parte tecnica, sono i piattelli. Come al solito abbiamo sempre un vento eccezionale in questa parte di Mazara, perché è una parte abbastanza alta, ma ormai ci siamo abituati al vento, quindi fino a 40-45 nodi possiamo tranquillamente gareggiare, non ci sono problemi. Ed è su queste parole del presidente della TAV 2020 Mazara che noi ci concediamo da voi e iniziamo a seguire le gare. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi, viva il lupo. Adriano Avveduto, delegato federale FITAV, oggi si apre il secondo Gran Premio del Mediterraneo di tiro a volo qui presso il Policampo Olimpionico di Mazara del Vallo. Ecco, è una seconda edizione, un'edizione che torna in maniera rinnovata, un'edizione che è cresciuta. Ecco, con quale spirito si parte? Beh, si parte innanzitutto con lo spirito sportivo che contraddistingue noi siciliani e noi appartenenti a questa magnifica disciplina del tiro a volo, perché nella nostra regna la sportività assoluta, veramente di questo andiamo orgogliosi con la federazione e siamo fieri e ci vantiamo di tutto ciò. Una seconda edizione che continua nel segno del tiro a volo Mazara, con l'ospitalità, con la città di Mazara, con la provincia di Trapani e con tutta la Sicilia, che oggi è rappresentata in questi 100 circa partecipanti.
importanti che ci soddisfano, perché non dimentichiamo il periodo storico e economico che stiamo affrontando, che vede tante persone in crisi, e quindi siamo soddisfatti. Una presenza anche del territorio calabrese che ci onora, una presenza straniera con la nazionale maltese del nostro amico presidente Franz Pace, che ha inteso dopo la mia chiamata inviare la propria squadra. E questo, diciamo che nell'anno olimpico, perché non dimentichiamo che fra 15 giorni ci sarà l'evento olimpico a Parigi, dove vede le nazionali del mondo impegnate nella ricerca e nella conquista delle medaglie, e questo un po' ha penalizzato questa manifestazione. Ma mi posso già esporre, come fatto in conferenze stampe precedenti, che il prossimo anno avremo un bel numero di nazionali presenti, perché il campo di Mazara, oggi dalla presidenza Asaro totalmente rinnovato e messo a puntino, è veramente un fiore all'occhiello per il tiravolo italiano, e contiamo di valorizzarlo ancora di più. C'è un aspetto che mi piace citare, visto che la riguarda personalmente, tenuto conto che il presidente Enzo Asaro ci tiene moltissimo a questo aspetto. Questo secondo memorial è dedicato alla figura del papà, una persona che è stata sempre vicino, ha detto il presidente, all'organizzazione, e che si è mostrato sempre parte integrante di questo contesto, perché l'ha amata fin dal primo momento. È chiaro che per lei è una emozione forte sapere che anche la manifestazione di quest'oggi è rivolta alla figura di suo padre, che è stato un perno importante di questo ambiente. Ma sicuramente l'aspetto emotivo è importantissimo per me in questa manifestazione, che ho inteso partecipare, perché ovviamente chi non vorrebbe vincere il trofeo intitolato alla propria memoria, ma la mia partecipazione è più di rispetto nei confronti della società e della federazione. Ovviamente ringrazio Enzo Asaro, perché quando ha ripreso il sogno di mio padre di questo Gran Premio del Mediterraneo e ne ha parlato in separata sede col presidente Rossi, che poi mi hanno coinvolto, ovviamente la cosa mi ha reso enormemente felice, ha reso tutta la mia famiglia onorata di questa intitolazione di una manifestazione così importante, che il prossimo anno sarà inserita nel calendario internazionale dell'ISSF, di cui è presidente l'onorevole Luciano Rossi. Pertanto sono veramente grato alla federazione e al presidente Asaro di aver voluto fortemente questa gara, e nel ricordo di mio padre presidente onorario del tiravolo Mazara, e quindi del tiravolo mazzarese, ma di tutta la Sicilia. Lui era un grande sportivo, e oggi vivremo questa manifestazione nel suo ricordo, sperando che il vincitore sia meritevole di questo trofeo, ma ne sono certo. La prima edizione è andata un grande del tiro a volo siciliano, Paolo Vidale di Caltanissetta, e sono convinto che chi domani sera alzerà il trofeo di mio padre ne sarà pienamente degno nel suo ricordo, soprattutto dal punto di vista sportivo. Continuano gli ID, cioè i nazionali, a sparare, ma ormai siamo agli sgoccioli, quanto prima si passeranno alle premiazioni. Un ospite speciale, ospite per modo di dire, perché è stata protagonista anche lei, nella categoria para, Maria Mirabile. Maria Mirabile. Ciao. Ciao. Allora, iniziamo con una cosa. Tu vieni da Castaneo. Vengo da Rometta, sì, mi alleno al TAV Castanea e sparo da un paio d'anni, sei anni circa. Mi sono fermata il periodo del Covid, un paio d'anni, e ora ho ripreso in maniera assidua. La passione da dove è venuta? Ma sai, c'è un amico che mi ha detto: sai, perché non provi a Rometta, anche lui paratrap, dice: sai, abbiamo bisogno di femminucce, secondo me. Lui, ci conosciamo da una vita, da quando stavamo, diciamo, fra virgolette, bene tutte e due, dice: prova, vedi se ti piace. Ho provato e mi è piaciuto. Ti ha entusiasmato, come si suol dire?
Sì, sì, mi ha entusiasmato molto, poi quando si rompono i piattelli è bellissimo. Hai trovato qualche difficoltà all'approccio oppure tutto è venuto secondo, come si suol dire, natura, nel senso molto scivoloso? Non so cosa intendi per difficoltà. Le difficoltà le trovi ovunque e in ogni posto. E ovviamente io non sapevo nemmeno tenere in mano un fucile, e per questo devo dire grazie a Simone Galletta, che mi ha insegnato a tenere un'arma, a sparare, a impostare. Tutto quello che faccio adesso è frutto degli insegnamenti di Simone, che ancora mi segue e mi supporta. E poi nelle persone che hanno creduto in me, la Bonomi, il presidente dei Paratrap, la signora Bonomi, i tecnici Barberini, Riccardo Rossi, sono persone che mi supportano, mi seguono e mi incoraggiano. Allora, hai partecipato a parecchie manifestazioni che ti hanno vista comunque protagonista, perché quando si partecipa a delle manifestazioni, mi permetto di dire, fra l'altro si va anche parecchio lontano da casa, tipo per esempio a Pisa, poi sei stata in Umbria, e hai fatto il campionato mondiale, sei stata a Granada e Spagna, tanti viaggi per allargare le conoscenze e le amicizie, ma anche per migliorare, come si suol dire, anche sul piano delle soddisfazioni personali in questa disciplina. Sì, per imparare sicuramente, per fare esperienza, per conoscere, per accrescere le tue capacità, per confrontarti con gli altri al pari. È un'esperienza importante, più esperienze si fanno più si cresce. Adesso c'è un impegno molto importante per te, 26, 27 e 28 luglio, giochi in casa per il trofeo Trinacria, un impegno che ti coinvolge anche emotivamente visto che sei di casa? Sì, perché vorresti dare il meglio, fare risultati straordinari, ma bisogna soltanto pensare a sparare un piattello alla volta, come mi hanno insegnato, un piattello alla volta. Due domandine veloci veloci. Prima, se il piazzamento che hai ottenuto qui o comunque i piattelli che hai centrato sono secondo le tue aspettative ti hanno soddisfatto come gara qua. Seconda, quanto hai inficiato sulla tua prova la presenza di un vento fastidioso? Sono soddisfatta di quello che ho fatto, potevo fare meglio, avrei potuto fare peggio, ho fatto questo, sono riuscita a dare, ho dato il massimo di quello che potevo, ho imparato, perché ogni volta che si fa una gara si impara qualcosa, ci si migliora, e il vento sì, influisce, ma anche a Castanea siamo cioè abbastanza al vento, abituati a un po' di vento, sì. D'accordo, allora facciamo tanti auguri a Maria Mirabile, ovviamente in bocca al lupo, speriamo di avere le tue notizie attraverso i giornali sportivi, d'accordo? Speriamo, a presto, arrivederci. Grazie. Allora, mentre c'è la categoria ID dei nazionali, in questo momento c'è un nazionale italiano e un nazionale maltese che stanno finendo le loro batterie, c'è stata anche la finale del torneo che ha visto la città di Mazara del Vallo coinvolta per 4 giorni tra allenamenti e gare ufficiali. Oltre 120 partecipanti, un evento di una certa importanza, perché questo centro è un centro olimpionico, quindi con l'assessore Germana Bagnato, responsabile per delega degli eventi, a parlare un po', insomma, di quello che è stato qui con un seguito di presenze non indifferente. Beh sì, noi siamo qui in rappresentanza dell'amministrazione, del sindaco, ma soprattutto perché era giusto che l'amministrazione fosse presente ad un evento così importante, di così ampio respiro internazionale. Lo sport, oltre ad essere importante per tanti aspetti noti a tutti, in questo caso lo è anche per il connubio sport e turismo. Lo sport attrae tantissimi visitatori, soprattutto eventi come questi che permettono appunto a tantissime persone di venire a Mazara del Vallo, e oltre a trascorrere delle giornate sportive hanno la possibilità di visitare la nostra città. L'idea di questa amministrazione è proprio quella di investire
nel turismo sportivo, e questa struttura fa parte di una triangolazione di questa zona dove sorgerà la cittadella dello sport, il palazzetto dello sport e questo campo di tiro internazionale costituiranno degli attrattori fortissimi per il turismo sportivo. Noi su questo puntiamo tantissimo, puntiamo sugli sport che valorizzano la città, il triathlon, il cicloturismo, la vela, sono tutti sport che creano un connubio perfetto tra le bellezze di questa città, la natura e ovviamente anche la tecnica sportiva. Nella manifestazione di oggi c'è stata anche una larga presenza dei partecipanti di Malta. Non c'era la nazionale perché sono impegnati per i giochi olimpionici, ma la rappresentativa di Malta era molto numerosa e parecchia gente anche che è venuta da fuori. Resta comunque sempre un tramite, perché in una realtà come quella di Mazara del Vallo, che purtroppo, forse perché si trova un po' troppo distante dalla città, però non viviamo come dovremmo probabilmente. Beh, allora è ovvio che uno sport come questo ha bisogno di larghi spazi e questo è il luogo ideale. Tra l'altro mi dicono che tecnicamente questo campo è perfetto, è il migliore al mondo proprio per il posizionamento delle fosse. Quindi sicuramente questo posto è stato studiato ed è stato trovato la situazione ideale. Sta adesso a noi renderlo fruibile proprio in considerazione di quello che dicevo prima, cioè di creare questo punto di attrazione turistica e sportiva e che quindi si crei quell'indotto e quel movimento tale che permetta di collegarlo ed investire anche sui collegamenti. D'accordo, grazie, buon lavoro, anche perché fra un po' ci saranno le premiazioni e quindi toccherà fare la parte della madrina. Grazie a voi, grazie mille. È terminata proprio adesso la gara ID, i nazionali, due nazionali si sono confrontati, uno della rappresentativa di Malta, Jean-Pierre Colaero, ed è qui con noi, e poi c'è anche Solmani, che lo sentiremo fra un attimo. Allora, soddisfatto di questi 4 giorni qui a Mazara del Vallo, tutto secondo le vostre aspettative, penso che è stata una bella esperienza, no? Sì, sono soddisfatto, è un grande gara, la gara è perfetta, l'atmosfera grande, ok. La finale con la mia, sono la mia. E vabbè, a volte si vincono, a volte si perdono le finali. Sì. Senti, in questi 4 giorni vi siete trovati bene qui a Mazara? Sì, sì, molto bene. L'ospita qui è perfetto. Ok, noi ringraziamo Jean-Claude che oltre ad essere molto emozionato non parla molto bene la nostra lingua, quindi va benissimo per quello che gli ha detto. In bocca al lupo. Grazie. E buon ritorno a casa. Grazie, grazie. È finita proprio adesso la gara ID dei nazionali. Sollami Fabio con Jean-Pierre Colaero, che abbiamo sentito poc'anzi. Allora, al di là della gara e quant'altro, uno scontro fra due nazionali resta sempre un evento particolare, perché è una questione non solo di concentrazione ma anche di tanto allenamento, tanto sudore, tanto impegno, che molto spesso non si vedono perché ci limitiamo solo a guardare la gara finale. Effettivamente quello che avete visto adesso è stato uno spettacolo, ma lo spettacolo è stato ieri, oggi, combattere contro il vento in situazioni a volte estreme. Abbiamo tirato 2 giorni veramente in condizioni brutte, per fortuna l'impianto ha risposto bene e quindi è andato tutto alla perfezione, qualche piccolo inconveniente, ma si sa, in una gara del genere può capitare anche questo. Purtroppo contro i meteorologi non possiamo farci niente, quindi se c'è vento c'è vento, se c'è pioggia noi spariamo in qualsiasi condizione, non abbiamo paura di nulla. Poi alla fine oggi abbiamo fatto una bellissima finale, il vento è calmato, è stata una finale avvincente, stavolta è andata bene a me, quindi sono felice per questo. Sostanzialmente tutta la manifestazione è andata secondo le vostre aspettative o c'è stato qualcosina che poteva essere fatto meglio? Forse qualcosa da rivedere sul programma di gara e soprattutto forse sulla data della manifestazione. Magari non farla a luglio, quando comunque le persone cominciano ad andare in ferie. Io mi aspettavo molta più gente, molte più persone anche dal nord Italia, qualche altro stato estero probabilmente poteva essere presente. Però consideriamo il fatto che fra 15 giorni ci sono le Olimpiadi.
e quindi altri stati esteri era dura quest'anno riceverli e farli venire qua, perché sono tutti in preparazione per le Olimpiadi, e quindi venire qua in Sicilia, chi poi deve andare a Parigi fra 15 giorni a disputarsi una medaglia olimpica, non era proprio il caso. Quindi magari la data non è stata proprio azzeccatissima. Magari il mese di aprile? Aprile, maggio, sicuramente in primavera inoltrata, anche inizio giugno può essere una data importante per accogliere anche tiratori dal nord Italia e dalle altre nazioni estere che comunque... Vedendoci, io sono stato quest'anno in Repubblica Ceca a fare una gara con la nazionale, avevo parlato con alcuni tiratori, avevano manifestato la voglia di venire giù in Sicilia a fare la manifestazione, perché la gara era molto allettante, c'erano dei bei premi, però giustamente il fatto della concomitanza con l'Olimpiade li ha bloccati un attimino. Quindi il mio consiglio che posso dare alla società e al comitato organizzatore per questa manifestazione, di anticipare la data e farla in un periodo clou della stagione tiravolistica mondiale. La famiglia Sollami molto impegnata in questa disciplina sportiva, no? Padre, figlio, nipote, insomma un bel po' di gente, tutti Sollami, che in qualunque caso avete ottenuto e state ottenendo risultati che vanno, non so se vanno al di là delle vostre aspettative, ma comunque siete delle persone molto importanti in questa disciplina sportiva. Qual è il trucco per mantenersi sempre a certi livelli? Lavorare, allenarsi. Noi siamo una famiglia, è iniziato mio papà a sparare all'età di 40 anni, ci ha trasmesso questo sport, proprio ce l'ha messo nel sangue. Noi siamo tre fratelli, facciamo tutti questo sport ad alti livelli. I miei nipoti hanno iniziato da qualche anno a sparare, mio figlio ancora è piccolino ma inizierà, spero, a breve, perché già si vede, ha voglia di imbracciare il fucile, di provare, di fare di... Quindi il consiglio che posso dare a tutti è di avvicinarsi a questo sport, perché è uno sport sano. Mio papà, io giocavo a calcio quando ero 12-13 anni, mio papà mi ha detto: non va bene il calcio, tu devi fare uno sport dove ci sono persone per bene, dove ci sono persone di un certo livello, ed è stato ben felice e lo è ancora felice, anche se ora è un po' avanti con gli anni, ma è sempre felice dei miei successi, mi segue sempre sul computer ogni gara, tra 5 minuti lo vado a chiamare per dirgli che ho vinto. Complimenti comunque ancora una volta per la vittoria e complimenti per i risultati che sono maturati, compreso anche far parte dello staff della nazionale. Mi permetto di dire che non è una cosa che capita tutti i giorni. Da 15 anni che sono nel giro della nazionale, ho girato il mondo, ho fatto 4 prove di Coppa del Mondo nella mia carriera agonistica, ho fatto un'infinità di gare internazionali vincendone anche qualcuna, e sono contento per questo. In bocca al lupo e complimenti per quello che hai fatto. In bocca al lupo, grazie, saluti. Siamo con altri due protagonisti di questa finale del secondo Gran Premio del Mediterraneo di tiro a volo qui al Centro Olimpionico di Mazara del Vallo di Contrada Facciata. Padre e figlio Licciardello, Mirko sulla mia sinistra, Gaetano sulla mia destra. Innanzitutto io desidero complimentarvi con entrambi, perché avete iniziato veramente alla grande. Cioè, parto col più giovane, Mirko. I primi 4 piattelli centro, papà 5 su 5, poi cos'è successo? Purtroppo le condizioni meteo non permettono molto, anzi ora pare che si sia diminuito, però finora c'è stato un forte vento che quindi qualche piattello o per distrazione o per difficoltà in sé purtroppo va via. Io ho commesso il primo errore su un centrale, il piattello teoricamente più stupido, però che già col vento non ha tenuto la sua regolare traiettoria, e quindi da lì, essendo sparando un colpo e diventando tutto più difficile, ho fatto una serie di zeri, ne ho fatti 4 nei primi 10 piattelli, considerando che i primi 4 li avevo colpiti tutti, per poi completare la serie con 21, quindi non sbagliandone più. Poi comunque riprendendo, avendo dopo lo stacco dei 25 piattelli uscendo il sesto classificato, riprendere non è facile, ho mandato nuovamente un altro centrale che è uscito un po' strano, un po' anomalo magari, però comunque l'ho valutato male, quindi da lì già ho cercato di tirare avanti, però poi alla fine mi ha compromesso
la permanenza nella finale, per poi rimanere gli ultimi due quando io sono andato via. Facendo il resoconto, sei soddisfatto comunque della tua prova di quest'oggi, perché per raggiungere la finale l'impegno non è stato meno? Sì, assolutamente. Tutti e due i giorni di gara ci ha accompagnato un forte vento che di sicuro non è piacevole, come dicevo. Io sono stato partecipe, ho vinto l'anno scorso questa competizione. Ripetersi sarebbe stato troppo difficile. Purtroppo tiratori sono tanti, ce ne sono una buona parte che sono di un ottimo livello e quindi è difficile, però comunque mi ritengo soddisfatto perché sono riuscito più o meno a ottenere un buon risultato di gara e in finale a ottenere un terzo posto che non è da buttare, possiamo dire. Certo. Avevamo iniziato nel migliore dei modi, 5 piattelli su 5 centrati, sembrava che non ce ne fosse per nessuno, anche perché il numero 1 e il numero 2 avevano un piccolo passo falso, poi... Poi purtroppo, sempre essendo una finale a ingoppo, come diceva mio figlio, il discorso del vento che pregiudica un pochettino, il fatto che come uno inizia a fare qualche piccolo errore comincia un pochettino a pensarci su. Le certezze già vengono meno? Il fatto già di pensare, solo il fatto di pensare al risultato, a cercare di stare attento, non avendo la seconda canna che tante volte aiuta a riprendere il piattello. Poi anche appunto le condizioni meteo che erano quelle non ottimali, sia per il vento sia anche per la luce che faceva entresci, della nuvolosità. Pregiudicava la visibilità dei piattelli e si commetteva qualche errore in più. Poi ho ottenuto fino alla fine, poi tutte e due siamo arrivati con lo stesso punteggio, è passato lui per il pettorale perché aveva un piattello in più inizialmente. Comunque sostanzialmente la famiglia del Ciardello si può ritenere decisamente soddisfatta della manifestazione, che penso sia stata di vostro gradimento. Ha risposto a tutte le vostre aspettative questa manifestazione di oggi? Sì, assolutamente, la manifestazione è stata di nostro gradimento, ci mancherebbe. Oltretutto già competere con grandi tiratori come qui, quelli che ci sono stati in questa manifestazione, non accade tutti i giorni. Eravamo oltre 110 partecipanti e quindi già... Solo il fatto di entrare in finale appaga tutte le aspettative, non chiedevamo altro. Poi la vittoria è qualcosa che viene da sé, ma non è una regola, quindi ci riteniamo più che soddisfatti. Una passione quella del papà che ha trasmesso al figlio, mi sembra in maniera eccellente, tenuto conto dei risultati che ottiene sto ragazzo. Sì, ma infatti lui mi segue da quanto era proprio in fasce, proprio, e piano piano è cresciuto, ha iniziato con delle piccole gare, ora poi pian piano è passato nella categoria juniores, che è una categoria già... Dai 14 ai 21. No, a parte dei 14 ai 21, è una categoria che si deve guadagnare con il punteggio tecnico. Si deve ottenere un determinato risultato per diventare juniores e andarsi a confrontare anche con i ragazzi della nazionale, della cerchia della nazionale. Noi andiamo a fare i Gran Premi dove lui si confronta con dei ragazzi che lo fanno come lavoro. Del resto anch'io, essendo nella categoria eccellenza, andiamo a fare le competizioni con i professionisti, Però è una cosa che ci è sempre piaciuta, mi è sempre piaciuta, l'ho trasmesso a lui. Lui per adesso... Quindi tu la tua gara l'hai vinta, Ma io tutto sommato sono soddisfatto. Io d'altra parte ho la mia età, lasciamo largo ai giovani, è normale. No? Allora, qual è il prossimo impegno? Allora, ancora da qui alla fine della stagione ci sono diverse gare, fra cui teoricamente la più importante sarebbe la finale campionato italiano, a cui spero di partecipare, e in Lombardia. Spero di partecipare, speriamo di fare bene, come diceva mio padre, il livello lì è molto elevato, più elevato delle gare che facciamo comunemente noi, perché confrontandomi con i ragazzi della cerchia della nazionale, quindi che lo fanno per lavoro, comunque tirano una quantità di fucilate enorme rispetto a me, che comunque ho finito ora con la maturità, mi sono diplomato la scorsa settimana e quindi tempo per sparare ne ho avuto poco, cercate di ritagliare qualche spaziettino, però ancora poco. Ora cercherò di allenarmi un bel po' per poi farmi trovare pronto per la prossima competizione. La stessa gara vale per te per quanto riguarda la categoria eccellenza? La stessa cosa vale anche per me, perché io ho acquisito già il diritto di partecipazione alla finale, avendo fatto già tre Gran Premi, avendo ottenuto dei risultati positivi. Poi faremo anche
subito dopo la finale di società, noi siamo tesserati a Ramac, col TAV Ramac, ci sarà anche la finale di società che sarà in Toscana, il TAV La Torre. Un altro, ormai sono queste due, diciamo, gli obiettivi di fine stagione, e poi ci riposeremo un pochettino. Auguriamo un buon bocca al lupo a tutte e due e buon proseguimento del vostro lavoro. Grazie. Siamo con Enzo Foderà, un autentico protagonista di queste gare che sono iniziate il giorno 4 di luglio, sono terminate oggi, domenica 7, in un contesto decisamente particolare, altamente professionale e professionistico, possiamo dire. Innanzitutto partiamo dai complimenti, perché sono assolutamente doverosi, non perché è il padrone di casa in quanto fa parte della squadra qui della zona, ma perché ha veramente fatto dei punteggi decisamente eccezionali e attraverso uno shutoff, cioè dei colpi singoli per giusto stabilire, visto che c'era un ex aequo alla fine della gara con 118 piattelli a testa tra lui e Medici Filippo, c'è stato uno shutoff, cioè una sorta di spareggio per stabilire chi era il primo e chi era il secondo. Iniziamo da lì, già lì intanto una soddisfazione te la sei presa, come si suol dire. Lo shutoff, intanto buongiorno a tutti. E lo shutoff, diciamo, è andato bene che per il numero pettorale, che ho preso il primo numero e al primo piattello, diciamo, Filippo ha sbagliato e io l'ho preso. Poi abbiamo fatto la finale su 50 piattelli e a un colpo abbiamo, diciamo, man mano che si rompevano i piattelli, gli altri uscivano e siamo rimasti in finale di nuovo io e Filippo per un piattello. Alla fine ha vinto Filippo con 42 lui e 41 io, ma sono stracontento perché le giornate sono state molto difficoltose, che c'è stato tempo, il sole c'era, però il vento era molto molto fastidioso, infatti i punteggi sono stati, diciamo, dalla maggior parte non tanto alti, e alla fine che abbiamo fatto noi questi tipi di punteggi 118 è stata una grandissima prestazione. Sono contento per tante cose, perché alla fine io sparo pure poco, mi alleno pure poco e per quello che ho fatto sono strafelice. Un pizzico di amarezza sicuramente resta in bocca, perché d'altronde perdere per un piattello, però è anche vero che è stata una lotta all'ultimo piattello, sì, come si suol dire, ed è stata molto bella, perché alla fine anche il pubblico vi ha applaudito entrambi come se avesse vinto entrambi. Sì, ma come l'ho detto i giorni passati, il piattello, diciamo, è uno sport bellissimo, pieno di sportività. E, diciamo, quando vince uno perde l'altro, ci abbracciamo sempre, ci facciamo sempre complimenti, perché lo sport è questo, non si deve avere invidia, chi è più forte vince. Oggi ha meritato Filippo allo spareggio, ha vinto Filippo per un piattello e sono contentissimo, perché è un ottimo tiratore, un fortissimo tiratore dalla Calabria che noi tiratori conosciamo, e sono strafelice di aver gareggiato insieme a lui. Come ripeto, diciamo, allenandomi poco sono strafelice. È stato sicuramente un ottimo risultato, non solo per la manifestazione ma anche per la società. Anche noi abbiamo avuto, diciamo, una bella prestazione, peccato, diciamo, che, come ripeto, ho detto prima, la condizione del vento, molti tiratori danno fastidio, si fanno condizionare, giustamente si spara malissimo. Ma come ripeto, la manifestazione è andata perfetta e speriamo che il prossimo anno si migliori sempre di più. Questo è tutto, sono stanchissimo. La prossima gara quando? Non lo so, se non mi sbaglio adesso c'è il campionato italiano di società che dovremmo fare, che è a settembre, e poi in questi giorni ci sarà qualche gara, non mi ricordo per adesso dove, che andrò a fare, e poi per quest'estate abbiamo finito, diciamo. Va bene, allora buon riposo e comunque sempre complimenti per la prestazione di quest'oggi. Grazie mille, una buona serata a tutti. Siamo con il mattatore di questa seconda edizione del Trofeo del Mediterraneo, Filippo Medici, che è riuscito quest'oggi veramente a strabiliare, perché ha tenuto testa per tutta la gara ex aequo con Vincenzo Foderà, poi
lo shot off lo hai concesso, ma alla fine hai vinto la gara con una piccola contestazione che, mi permetto di dire, quando c'è una finale la piccola contestazione è sempre avvincente. Quindi però resta comunque un dato di fatto, cioè le prestazioni maiuscole che avete fatto tu e anche Vincenzo. Sì, assolutamente, siamo due tiratori, non tutti sei. Tutti sei tiratori, era una batteria composta da... non ti potevi concedere nessun errore, no? Alla fine vengono, perché gli errori fanno parte del gioco, di questo gioco in particolare, e quindi è andata bene così, abbiamo vinto e va bene così. Si ritorna a Reggio Calabria quindi con questo successo che dà fiducia anche per i prossimi impegni, però ripeto, la prestazione di quest'oggi sicuramente ti avrà pagato, perché un risultato importante tenendo conto anche del fattore vento che ha inciso, a mio avviso, non poco. Sì, sì, il vento sì, incide, però noi cerchiamo sempre di eliminare questo fattore vento, anche se incide molto sui piattelli, però combattiamo contro tutto alla fine, e quindi va bene, ci sta anche questo, perché il vento c'è e c'è per tutti, quindi va bene così. La prossima tappa? Prossima tappa, il Gran Premio di prima categoria settimana prossima, e quindi è un'altra battaglia uguale a questa, 125 più la finale poi. Se... quindi non ci si ferma praticamente? Non ci si ferma mai, poi il mercoledì si riparte di nuovo e quindi poi si rientra lunedì e poi... basta, poi facciamo il nostro trofeo Calabria alla tranquilla e ci divertiamo lì. Allora noi lasciamo il campione al suo meritato riposo, complimenti e congratulazioni ancora. Grazie, grazie mille, arrivederci, salve. Manca ormai pochissimo alla premiazione, si stanno facendo gli ultimi ragguagli. Siamo con il presidente Enzo Asoro di questa stupenda manifestazione che si è tenuta in questi quattro giorni nella città del Mazzaro, qui incontrata affacciata al centro olimpionico di tiro a piattello che abbiamo nella nostra città e ci godiamo fino in fondo. Una manifestazione eccezionale. Io partirei da una domanda di carattere generico, piuttosto che una domanda, è una considerazione. Abbiamo avuto modo di intervistare parecchie persone che sono qui, ovviamente sto parlando dei partecipanti, dei vincitori e anche non, tutti molto soddisfatti della struttura, di come si sono organizzate le cose, quindi mi permetto di dire, già il primo premio ti spetta solo per questo. Io ritengo che in questo momento l'impianto è diventato uno degli impianti più importanti del mondo. Lo dico con cognizione di causa e non voglio dire cose che non sono, ma la verità è che abbiamo lavorato 2 anni per arrivare a questo. L'impianto non era così. Abbiamo diciamo, dei tecnici speciali, tecnici che conoscono le macchine, tecnici che sanno intervenire nel caso del bisogno. Sapete che non se ne è accorto nessuno, ma in questi 2 giorni si sono rotti 3 macchine. Ma mentre si fermava la batteria, perché si è rotta la macchina, sotto c'erano tecnici che stavano sostituendo la macchina. Quindi queste sono cose che succedono ovunque, in tutti i campi del mondo. Bisogna essere bravi a poter intervenire in maniera tempestiva. L'impianto è, magari sarò anche di parte, l'impianto è eccezionale. L'impianto è diventato qualcosa di favoloso. Io spero l'anno prossimo, anzi è proprio una promessa, l'anno prossimo diventerà ancora meglio, perché per gli investimenti che stiamo facendo su questo impianto ritengo che l'anno prossimo sarà favoloso. Non ci dimentichiamo che il 13 ottobre ci sarà in questo impianto il trofeo delle regioni, il trofeo delle regioni dove ci saranno tutte le regioni d'Italia, 130-140 tiratori, chiaramente tutti italiani, e questo sarà ancora un altro fiore all'occhiello di questo impianto, perché noi ci faremo trovare preparati e ritengo che nessuno possa più denigrare questo impianto come è stato fatto negli anni passati. Sostanzialmente mi permetto di dire che è mancata la ciliegina sulla torta, ossia se alla fine Vincenzo Foderà alzava il primo premio sarebbe stato proprio coronato al massimo, ma mi permetto di dire che Filippo Medici è stato di un tassello più bravo. Lo sport è parecchio, diciamo, bisogna anche capire, insomma, lo sport vince chi è più bravo. Questo è uno sport di precisione, è uno sport dove c'è bisogno di molta concentrazione.
è uno sport che si vince e si perde per un piattello, ma guardate che oggi hanno sparato centinaia di piattelli, quindi sbagliare un piattello è umano. E i bravi tiratori diventano macchine, sono meccanici, e riuscire a fare non so 118 su 125, ragazzi, non è una cosa semplice. Bisogna veramente elogiare questa gente, che queste persone, questi atleti che hanno veramente una capacità eccezionale e sono tra l'altro considerati grandi tiratori a livello mondiale. Sollami, Fabio, ha detto: tutto bellissimo e complimenti all'organizzazione, c'è peccato che è stata fatta in questo periodo dell'anno, se fosse stata fatta a maggio o fuori i primi di giugno sarebbe stato meglio, perché magari sarebbero accorsi anche quelli del nord. È un qualcosa che si può magari in futuro registrare come modifica oppure no? Abbiamo scelto questa data perché tutte le altre date erano tutte impegnate. Quando noi scegliamo la data per il Gran Premio, dobbiamo considerare il calendario nazionale, ma anche il calendario regionale. Esatto. E dobbiamo andare a trovare gli spazi vuoti per poter inserire una manifestazione di questa portata. Non è facile. Io penso addirittura non di farlo di nuovo nel periodo estivo, ma vorrei spostarlo un po' più verso settembre o ottobre. Perché penso che in quel periodo le gare più importanti saranno già state fatte, e quindi sarebbe buono perché tutti gli atleti hanno la possibilità di poter venire a Mazara perché non hanno altri impegni più importanti. In chiusura è l'ultima domanda, perché presumo che sei stanchissimo, 4 giorni di vederti fare la trottola avanti e indietro, faccio tutto io, però poi alla fine, come si suol dire Enzo, le batterie si scaricano, no? Però io credo che potrai sicuramente dire: la seconda è andata benissimo, secondo trofeo, mi preparo per fare il terzo, lo farò migliore di questo, perché non sugli errori, ma perché ci si può sempre migliorare, dico bene? Certo, ma già da domani incominceremo a lavorare per il terzo Gran Premio Mediterraneo, perché abbiamo bisogno di tempo per organizzare bene. Ci siamo superati quest'anno, però non è il massimo. Io sono contento per quello che abbiamo fatto, ma non sono il tipo che si soddisfa facilmente, quindi lavoreremo ancora molto di più, perché l'anno prossimo sarà qualcosa di favoloso. Ripeto, ci sono degli investimenti che stiamo facendo che renderanno questo impianto veramente unico. Che già, ad onore del vero, dobbiamo dire lo è. Ma l'ultima cosetta, concedimela, un'affluenza di pubblico non indifferente che ha partecipato, si è resa partecipe, lunghi applausi e quant'altro alla fine delle gare, dove si è visto che la gente non è venuta tanto per, ma è venuta per partecipare, per rendersi partecipe di questi 4 giorni di festa. Questo è bello, perché abbiamo lavorato anche a livello psicologico per quanto riguarda il tiro a volo e piano piano ci stiamo riuscendo. Le persone incominciano ad avvicinarsi, ma non solo le persone, ma le famiglie, le intere famiglie incominciano a venire a vedere, a innamorarsi di questo sport. Questo è uno sport individuale, ma anche a squadra, ma giochi con il piattello. Il piattello è quello, è il tuo nemico che tu devi colpire, ma non c'è rivalità tra i tiratori, tra gli atleti. È bello perché la gente incomincia a entrare nell'ottica e dire: questo è uno degli sport che Mazara deve per forza promuovere per tutto il mondo. Mi hai fatto ricordare una cosa che avevo trascurata e meno male che me l'hai fatta ricordare. Nei primi 50 posti ci sono 10 mazaresi, facenti parte dell'associazione TAV 2020 Mazara. Mi permetto di dire che è anche un risultato da parte della squadra, non soltanto dell'organizzazione. Ma non solo, la TAV 2020 Mazara ha dato dei grossissimi risultati, ma vi comunico che siamo arrivati terzi a squadre. Quindi siamo sul podio, quindi per me è un grande orgoglio, ringrazio i miei atleti. Però che sono così non vale, perché ti sei fatto la coppa da solo. Infatti, però dico, questo è un ringraziamento particolare a tutti i miei atleti, perché sono veramente meravigliosi. E noi su queste parole ci congediamo da voi, però vi garantisco che vi rinnoviamo l'appuntamento un altro anno. Terzo trofeo del Mediterraneo. Dice: ma non abbiamo finito neanche il secondo, ancora c'è la premiazione. Sì, ma quando una cosa è bella. Ciao. La grande persona e il grande appassionato che sei. Yeah.
Foto, diritto.